Social Podcasting, your digital friends. L'arte secondo Daphne. Un saluto a tutti gli amici di Social Podcasting, è la vostra Daphne che vi parla per condurvi ad esplorare l'universo artistico nelle sue diverse declinazioni. Negli anni 70, in seguito alla diffusione delle poetiche concettuali, ci fu un ampio ritorno alla manualità per quanto concerne l'ambito artistico. Si parla pertanto di postmoderno. Questo fenomeno artistico ebbe diverse connotazioni. L'Italia è stata il primo paese in cui si ebbe un evidente ritorno alla manualità grazie alla transavanguardia di Achille Bonitoliva. Sull'onda della transavanguardia, in Germania ritornano alla ribalta artisti che operano da tempo nel solco dell'espressionismo. Tra gli anni 1977 e 78, infatti, l'Italia e la Germania propongono un ritorno alla cultura figurativa e a un parziale rifacimento dell'espressionismo tedesco degli anni 20. In Germania questo fenomeno prende piede in Colonia, Düsseldorf e Berlino Est. Ogni aspetto culturale, infatti, non poteva non tener conto della situazione politica che da lì a poco avrebbe subito un importante sconvolgimento con la caduta del muro. In quegli anni gli artisti del neoespressionismo prevalgono con pathos, ferocia e violenza mediante immagini che incarnano temi sociali e politici e prendono le distanze dal deprimente passato tedesco colmo degli orrori del regime nazista e della guerra. Tra i massimi esponenti del neoespressionismo ricordiamo Ansel Kiefer, Georg Baselitz e Gerhard Richter. Quest'ultimo, nato a Dresda nel 1932, ha vissuto in pieno il Terzo Reich, cresciuto nella Germania comunista, ma è fuggito ad ovest poco prima della costruzione del muro. La sua formazione artistica parte da un'impostazione occidentale, che va dalla pop art all'iperrealismo, dall'informale al minimalismo. La sua arte, tuttavia, non sfugge alla questione tedesca. Infatti Richter ha guardato da vicino l'Olocausto e la guerra. Sin dall'inizio della sua attività, l'artista indaga la natura delle immagini e il loro diffondersi nell'epoca della riproducibilità, in cui i limiti tra la realtà e la sua riproduzione si mescolano. Per l'artista, la fotografia diviene fonte di ispirazione per la sua pittura oggettiva e fredda. Ciò accade poiché la pittura non deriva dall'osservazione della realtà, ma dall'immagine riprodotta, dalla fotografia stessa. Al contempo, la pittura di Richter, attraverso sfumature corpose pennellate, diviene espressiva ed incisiva ed entra in contrasto con la meccanicità della riproduzione tecnica. Richter raccoglie una quantità smisurata di immagini fotografiche che combina con schizzi, disegni e collage. Questi rappresentano diversi soggetti: città, ritratti di uomini illustri, oggetti banali e ancora fotografie di eventi storici, politici e sociali, ma anche scene di vita familiare e quotidiana. Questa raccolta progressiva e casuale dal titolo Atlas è ordinata tuttavia secondo le dimensioni dei soggetti. L'artista attinge di continuo da questo singolare archivio della memoria, che è al contempo riproduzione del presente, dato che propone soggetti che possono replicarsi nel tempo in maniera quasi identica. I Fotobilder, quadri fotografici, scaturiscono proprio da questa ricerca. L'artista infatti interviene pittoricamente su foto amatoriali, immagini prese dalla cronaca e dalla pubblicità. Questa serie manifesta l'incessante interesse di Richter nei confronti del mezzo neutrale della macchina fotografica, ma anche la sua sfiducia verso la percezione sensoriale della realtà esterna. Dal suo Atlas, i quadri che ne derivano possono essere precisi e analitici, ma anche monocromi grigi o astratti con spatolate intense. Dal 1970 l'artista recupera la tradizione nordica fiamminga e veneta e i temi paesaggistici come il Landschaft.
Non è possibile iscrivere Richter in un particolare stile, egli li pratica tutti. L'artista è noto soprattutto per alcune immagini che partono da una fotografia dipinta e la offuscano, come se un velo o una nebbia ne togliessero le asperità e i contrasti. Zweikatzen, due candele della serie Atlas del 1983, è un olio su tela di 125 x 100 cm. L'opera raffigura due candele accese, adiacenti, diseguali e tagliate circa a tre quarti, che sembrano essere una fotografia, ma in realtà sono dipinte. Il copiare il dipinto da una foto annulla ogni partecipazione emotiva dell'artista. Il dipinto è tratto da una fotografia in cui l'artista ha collocato un teschio vicino alle candele. Invece nella serie le candele sono isolate e ravvicinate. La fotografia evoca le nature morte fiamminghe francesi o italiane. Il teschio, infatti, è simbolo della vanitas, ovvero della caducità della vita. La fotografia è la riflessione sulla morte, ma il dipinto non lo è. Il soggetto infatti contesta e allo stesso tempo porta interpretazioni di segno opposto. Isolando e ingrandendo le candele si modifica la percezione dello spettatore. Il quadro sembra risultare un monocromo dal tono acido tra avorio e verde. Nelle opere di Richter pertanto il vero protagonista dell'opera è il procedimento stesso, sia in termini tecnici, quindi dalla foto al dipinto, sia in termini di contenuto, dal quotidiano al simbolico. Il nostro tempo a disposizione è terminato, cari amici di Social Podcasting. Vi do appuntamento alla prossima settimana e non dimenticatevi che si può esistere senza arte, ma senza di essa non si può vivere. Social Podcasting, your digital friends.